Buongiorno a tutti, eccoci qui per una nuova puntata di Un Caffè Con. Io sono Ilaria De Filippo e oggi condurrò insomma questa puntata con un ospite molto particolare che già vedo online, che è Anna Lagorio. Eccola. Anna, si sta connettendo con noi. Perfetto. Ciao Ilaria, Ciao Anna, buongiorno. buongiorno, Buongiorno a buongiorno. voi. Allora, stavo spiegando che insomma la diretta di oggi appunto ti vedrà protagonista. Oggi prenderemo questo caffè insieme, però prima di fare questo io farei una, leggerei, come dire, questa tua piccola bio in modo da dare la possibilità a tutti di conoscerti un po' meglio. Ok? Anna, riesci a sistemarti un pochino più al centro dell'inquadratura? Perfetto, ottimo. Allora, leggo un po' questa introduzione, questa bio di Anna. Allora, Anna Lagorio è giornalista e cofondatrice di Fatto Bene, una piattaforma per la ricerca e la valorizzazione di oggetti italiani storici ancora in produzione. Per più di 10 anni ha scritto di arte, design, architettura, bibliofilia, collezionismo, andando alla ricerca di storie curiose per il Sole 24 Ore, di La Repubblica delle Donne, Flair, Il Manifesto e molti altri. Da 4 anni, con il fotografo Alex Carnevali, si occupa di riportare alla luce gli archetipi industriali italiani. Nel 2020 è realizzato un pop-up store americano fatto di Fatto Bene presso il MoMA Design Store. Quindi benvenuta e adesso cercheremo di fare insieme questo viaggio virtuale attraverso l'Italia, anche perché questa al momento è una tematica molto sentita. In questi giorni anche il MIBACT, il Ministero per i Beni Culturali e il turismo ha proprio lanciato questa campagna social chiamata Viaggio in Italia, proprio per stimolare, come dire, un po' la riscoperta del nostro paese. Ed è quello che noi faremo insieme oggi, vero? Volentieri, Però attraverso assolutamente. degli oggetti. Allora, io partirei dall'inizio. Ci racconti com'è nato Fatto Bene? Da cosa nasce quest'idea? Allora, Fatto Bene è nato, come hai detto tu, 4 anni fa, ma in realtà io e Alex abbiamo iniziato a pensarci un po' prima, mentre facevamo un viaggio nel sud Italia. Eravamo in Calabria e ad un certo punto eravamo seduti al tavolino di un bar, abbiamo bevuto una bevanda che è molto tipica della Calabria, che si chiama Brasilena. È un caffè freddo che si beve in una bottiglietta e ci ha colpito moltissimo perché la bottiglietta era molto bella. È una bottiglietta gialla e raffigurata una donna con un sombrero. E ci siamo chiesti come mai questa bevanda non fosse presente in nessun'altra regione d'Italia o comunque fosse molto difficile da trovare. Certo. E quella è stata, come dire, la prima idea, che ancora naturalmente non si chiamava Fatto Bene, era solo una curiosità che c'era venuta e Sì. durante quel viaggio abbiamo poi scoperto molti altri oggetti del Sì. sud che da noi nel nord non sono così tipici, non si trovano. Penso per esempio ai fischietti, sai, i fischietti di Matera, quelli fatti Sì, proprio con certo. l'uccellino, oppure anche avevamo trovato dei tessuti bellissimi, delle ceste, delle stoviglie molto particolari, tanti oggetti soprattutto di cultura contadina. E quindi abbiamo fatto un po' di shopping, li abbiamo comprati, li abbiamo portati a casa e poi sono rimasti lì in un angolo. Io all'epoca scrivevo ancora ed era un periodo, come tu sai, in cui purtroppo l'Italia era in una grave crisi economica. Molte aziende chiudevano e quindi ci siamo proprio chiesti come avremmo potuto parlare dell'Italia in una maniera diversa, più positiva, più allegra Sì. e far vedere che in realtà non tutto era perduto, nel senso che esiste un grandissimo patrimonio industriale che andava raccontato, andava fatto emergere in qualche modo. E così abbiamo pensato di farlo. Alex è fotografo, io scrivevo e abbiamo unito le nostre competenze. Abbiamo iniziato con un primo nucleo di oggetti, che in realtà appartenevano alle nostre infanzie.
Per cui penso per esempio alla coccoina, ma alle pastiglie Leone, alle liquirizie Amarelli, tanti oggetti che abbiamo avuto in casa, abbiamo mangiato, abbiamo utilizzato quando andavamo a scuola e di cui sostanzialmente io ad esempio non conoscevo la storia e questa cosa mi incuriosiva molto. E allora ho iniziato semplicemente facendo una ricerca su internet e la cosa che mi ha più stupito è che non ci fossero molte notizie. E facendo appunto la giornalista, questa è anche la cosa che mi ha intrigato di più, andare a cercare le notizie. Per cui in molti casi io ho scritto alle aziende chiedendo direttamente a loro di raccontarmi o comunque di mandarmi, se possibile, Certo. qualcosa che desse testimonianza di quello che loro facevano. All'inizio devi sapere che le aziende erano un po' sconvolte, dicevano: ma chissà perché a questa persona interessa, no? Certo. Che cosa ci trova di così particolare? E poi invece a poco abbiamo visto che c'era tantissimo materiale, ma veramente tanto, e abbiamo pensato insieme a nostre amiche grafiche di creare una piattaforma online che potesse diventare un archivio di queste storie e che in qualche modo potesse diventare una storia scritta della nostra cultura materiale. Così è come è nato. Questo è come è nato. E poi non dimenticherei anche di dire che è uscito un libro con all'interno queste storie qualche anno fa, vero? Assolutamente. Sì, le cose sono andate avanti molto velocemente e appunto nel giro di pochissimo tempo devi sapere che il sito è stato lanciato e la cosa più bella, prima di arrivare al libro, è che le persone hanno iniziato a scriverci Sì. per chiederci, intanto per dirci che anche per loro quelli erano oggetti molto preziosi e Certo. poi per chiederci dove avrebbero potuto comprarli. Proprio per dire che il tessuto distributivo si era sfilacciato molto, sai, le cartolerie chiudono, Certo. il piccolo negozio, Sì, la sì, sì, sì. bottega, e quindi abbiamo fatto molte riflessioni e abbiamo sentito proprio il desiderio di continuare la ricerca. Il sito era nato con pochissime storie e quando ne abbiamo avute a sufficienza, diciamo, con Corraini, con l'editore Corraini, che noi già amavamo moltissimo per tutto il suo lavoro comunale, Certo. eccetera, ci ha proposto di scrivere questo libro. E effettivamente questo libro è proprio un omaggio a Monari, di grandissimo, insomma, rispetto ovviamente, perché proprio come Monari ha Infatti, guarda, parlato c'è una di sua Ava. citazione qua davanti, giusto? Esatto. Inizia proprio così, perché proprio come lui ha parlato della bellezza di questi oggetti anonimi e della loro importanza per tanto da creare una sorta di Certo. compasso d'oro a ignoti, così noi abbiamo pensato di seguire questo filo rosso che Monari ha tracciato, omaggiando proprio questi che sono dei piccoli capolavori della quotidianità. Ho capito. Bene, senti, Anna, allora l'idea di oggi, come dicevo prima, è quella di fare una sorta di viaggio in Italia virtuale attraverso alcuni oggetti. Io mi aiuterò con il libro per mostrare delle immagini qualora non riuscissimo a vederle, ok? Perché la realtà è che tu hai degli oggetti da farci vedere, vero? Assolutamente, sì. Allora, iniziamo con questo viaggio in Italia attraverso gli oggetti, come dire, della tradizione, ma anche un po' nostalgici. Perfetto. Volentieri. Io qui ho preparato un tavolo di oggetti che se volete vi faccio vedere. Ve lo Assolutamente. faccio vedere. Vai, facci Provo vedere, con le sì. mie grandi competenze tecniche, ti faccio Fantastico, una sì, ma ce la panoramica. facciamo, dai. Perfetto, Allora, sparto dall'inizio. ok. Vedete. Allora, oltretutto vorrei ricordare a chi ci Che segue abbiamo. che potete fare tutte le domande che volete ad Anna attraverso il box delle domande e anche ovviamente qui nei commenti. Quindi aspettiamo le domande così poi Anna avrà modo di rispondere, ecco. Allora, da quale oggetto iniziamo?
Allora, io volevo fare una riflessione su questa cosa di cui tu parlavi, no? Che è così attuale, che è quella del viaggio in Italia. Quest'anno lo sappiamo bene, come in realtà tutti noi siamo ancora Certo. molto sospesi, non sappiamo quando potremo partire, se potremo partire. In realtà, quello che credo rispetto al viaggio in Italia, no? Che porta dentro di noi una grandissima riflessione. Perché questo è un tema che a me sta molto molto a cuore. Se ci pensate, il viaggio in Italia, il famoso Grand Tour, no? Che nel Settecento ha fatto arrivare qui Certo. persone da tutta Europa, in realtà è qualcosa che noi stessi possiamo rifare oggi. E quando abbiamo lanciato il nostro shop, come ormai anche quello 4 anni fa, la prima cosa che abbiamo deciso di fare era una scatola. E questa scatola era proprio dedicata a un ipotetico viaggio in Italia. Perché la nostra idea era quella proprio di utilizzare gli oggetti per tracciare una storia del nostro paese. Allora, in quella scatola abbiamo messo 5 cose che in qualche modo rappresentavano l'Italia da nord a sud. Perciò, se vuoi, io parto volentieri da questi oggetti. Assolutamente, sì. Poi appunto, se abbiamo bisogno, abbiamo anche il libro dal quale attingere. Vai, Ok, iniziamo da questi perfetto. 5 oggetti allora. Volentieri. Allora, intanto un oggetto che avevamo messo, che vi Sì? faccio vedere, è questo. Penso che si veda In quanti di abbastanza. voi online, adesso che ci stanno guardando, conoscono questa scatoletta di alluminio? Sono molto curiosa di sapere in quanti conoscono la famosa con la Coccoina. coccoina. Esatto. Allora, la coccoina era immancabile, non potevamo non metterla, perché devo dirti che da quando poi abbiamo anche creato Pop-Up è stato probabilmente uno degli elementi che ha riscosso maggiore amore proprio verso da parte del pubblico, delle persone, perché è una colla con cui tutti noi abbiamo avuto a che Certo, fare. e infatti qui vediamo, iniziano i commenti, la usavo da ragazza a scuola, chi ne ricorda il profumo? Certo, e la coccoina è nata nel 1927 e ha una storia molto carina, Quasi 100 anni questa coccoina. quasi 100, sì, ed è sempre uguale, la producono a Voghera e la cosa interessante è che negli anni 20 del Novecento il principale produttore di colla era la Francia. Solo che la colla francese aveva un problema, ovvero era venduta nei barattolini di vetro. E siccome il vetro si rompe, Certo. è fragile da trasportare, che cosa succedeva? Quando tu compravi la colla in un altro, la Sì? facevi arrivare nel tuo paese, Sì? arrivavano le bottigliette rotte. Certo. E quindi Aldo Balma, che è l'inventore della colla coccoina, ha avuto questa idea brillante di sostituire il vetro con l'alluminio. Ora, voi penserete che è una cosa semplice, però Non credo. oggettivamente ci ha pensato lui, no? Come quando nell'arte tu dici, ah, ma quello avrei potuto farlo anch'io. Certo. In verità l'ha fatto lui ed è stato il primo a lanciare sul mercato questo barattolo di alluminio che, tra l'altro, ancora oggi si produce all'interno dell'azienda. Quindi l'azienda produce proprio tutto, Tutto, barattoli anche e il colla e il packaging. packaging. E la cosa molto interessante che lui ha fatto, sempre a livello di innovazione del design, è stata quella di mettere questo buchino nel centro e quindi tu trovavi anche il tuo pennellino, per cui era un prodotto già pronto, avevi dentro tutto. Ma ovviamente quello che tutti noi ricordiamo di più è il profumo, che è il profumo di Certo. E questo è stato sicuramente il colpo da maestro che ha permesso a questo prodotto di vivere tutti questi anni. Perché quando tu apri la coccoina, la prima cosa che fai è Certo. annusarla Il ed è profumo bellissimo. è È indimenticabile, c'è solo la indimenticabile. coccoina. E questo, ecco, effettivamente anche quando ho parlato con l'ingegner Balma, che dirige tutto, è nipote, eccetera, che Sì. dirige l'azienda.
io sono andata a visitarla e c'è questo profumo, sembra di stare in una pasticceria, no? C'è questo profumo di mandorla dappertutto. Qui dal libro, ecco qua, una pubblicità d'epoca, immagino. Sì, sì, sì. Anche qui, eccole. Continua pure, scusami, ho fatto un po' a supporto iconografico. Grazie. E loro appunto dicevano che il profumo è stato l'elemento che ha permesso a loro di differenziarsi poi nel mercato naturalmente, ma anche di creare questa connessione così forte con i loro clienti, perché l'elemento olfattivo è qualcosa che ti resta dentro proprio a livello di ricordo, no? Ricordo olfattivo. E ci sono tanti profumi che abbiamo dentro a Fatto Bene, no? Quello dei saponi che ricordano i saponi dei nonni, le mani pulite, i detergenti. Ci sono proprio dei profumi che sanno di epoche passate. Ecco, questa è un po' la storia della coccoina. L'altro elemento che ha la coccoina, che secondo me è bellissimo, è il packaging, come ricordavi tu, per cui questa scritta che non è stata mai modificata dagli anni 20. E queste aziende hanno il grande merito di aver mantenuto identici i prodotti da quando sono usciti sul mercato, no? Per cui tante volte quando le persone entrano, ad esempio da noi nei pop-up, ci dicono: ah, ma questi sono dei rifacimenti, e noi diciamo no, no, sono proprio originali, no? Certo. E all'inizio molti vedo che non mi dicono, ma davvero? E perché l'effetto di tutti questi prodotti insieme sembra un po' come una macchina del tempo, no? Come se certo, tu assolutamente. 100 anni e ti trovassi in un negozio di generi coloniali. E poi credo anche un po' la domanda, ah, ma la fanno ancora? Cioè, producono ancora questo prodotto? Perché è così legato, sembra così veramente un prodotto di un altro tempo, che è così strano, esatto, magari ritrovarla in questo... Vi faccio vedere una cosa. Sì. Proprio per questo motivo noi abbiamo sempre, come posso dire, spinto molto dal punto di vista visivo sul sì. fatto di creare un'immagine molto contemporanea per sì. questi prodotti che sono così antichi, certo. per dare proprio il senso che in realtà non è che sono appartenuti solo al passato, ma vivono tutt'oggi, no? Quindi, per esempio, abbiamo fatto queste cartoline, sì. vedi, con questi sfondi. Sì, sì, sì. E le regaliamo durante appunto i nostri pop-up. Certo. Ci sono tutti questi prodotti che sono come iconici, no? E devo dire che è proprio una scelta molto forte che abbiamo deciso di fare per non creare il senso del vintage, quindi certo. non è qualcosa di seconda mano, no? È qualcosa che tuttora fa parte della nostra quotidianità, mm-hmm. cioè esiste, ecco. Adesso proprio hai citato appunto la parola vintage, che adesso è un trend che va fortissimo, giusto? Tu cosa ne pensi di questa riscoperta che in fondo anche voi state facendo, anche se in maniera diversa, questa attenzione al passato, a riscoprire oggetti e prodotti, come dire, di una volta? Allora, io sono a livello personale, amo moltissimo tutto quello che è vintage, dall'abbigliamento agli elementi d'arredo, eccetera. Credo che sia un trend ormai molto consolidato, molto, molto forte, ormai quasi direi più che un trend, una presenza nelle nostre vite, no? E sicuramente ci sono degli elementi che sono, il primo è quello di andare in controtendenza rispetto alle grandi catene, per cui noi abbiamo città certo. che sono globalizzate, dove tu hai tutti le H&M, Zara, Mango, eccetera. Quando trovi davanti a te una produzione antica o vintage, comunque è qualcosa di speciale, no? Di unico, che arriva dal certo. passato. Quindi secondo me apprezziamo ancora di più questi elementi, perché arrivano dal passato dicendoci: guardate come eravamo bravi, quanta cura sì. veniva messa per fare un prodotto. E qui parlo anche ad esempio di abiti, no? Che grande differenza che puoi trovare. E
secondo me questo è proprio interessante perché è veramente il controtrend rispetto a tutto ciò che è globalizzato. Certo. Nel nostro caso, anche noi sicuramente entriamo in questo tema, sicuramente, però la differenza è che i nostri prodotti, essendo ancora in produzione, hanno certamente un aspetto vintage, però hanno anche la forza di essere appunto realizzati oggi e distribuiti. Per cui ci sono oggetti, penso, guarda, tiro su a caso, però per esempio la Zenith, un'altra icona. Questa Zenith che è entrata in produzione nel 1948, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché in Italia iniziava il boom economico e iniziava la vita d'ufficio, quindi le persone iniziavano proprio a entrare, no? E all'epoca i fogli venivano tenuti insieme dagli spilli. Però gli spilli che dagli cosa facevano? Spilli? Si arrugginivano, no? Perché certo. Dopo un po' di tempo tu avevi tutti questi faldoni pieni di ruggine. Sì. E Zenith, per esempio, ha creato questo meccanismo per cui tu con la spillatrice semplicemente faciliti la vita di milioni di persone. Certamente, assolutamente. Ecco, mi colpisce moltissimo, Zenith non ha mai cambiato il suo... No, sono sempre uguali. Sono sempre uguali. Cambiano magari i colori, vero? Cambiano i colori. Hanno lavorato un po' sui colori. Naturalmente hanno aggiunto dei modelli, per cui oggi, ad esempio, questa è quella storia, proprio l'originale. Certo. È veramente anche pesantissima. Ora ci sono anche dei modelli nuovi, però secondo me la cosa veramente interessante è la convivenza che c'è fra in queste aziende, fra sì. oggetti che appunto hanno magari 50, 100, anche 200 anni e poi una linea di produzione contemporanea. Certo. Quindi si guarda, si fa futuro, però non ci si dimentica del passato. E a me questo mix piace tantissimo, per esempio. Assolutamente. Guarda, mi piace leggerti questo commento di Matteo. Dice: packaging e oggetti pensati per non sprecare ed inquinare il meno possibile. Dico sempre che quando ci si chiede quali siano le scelte giuste come impatto, basta pensare a ciò che usavano i nonni. Guarda, assolutamente grazie. Questo è un commento bellissimo. Volevo proprio dire anche di questo elemento, perché mi sono accorta studiando questi oggetti, maneggiandoli, che la maggior parte di loro, ad esempio, ha un packaging che è sempre funzionale. Per cui la funzione, come la coccoina, non viene venduta in una scatola, no? Perché è già abbastanza resistente, certo. Il tuo pennello è all'interno e tu hai tutto. Fra l'altro, so che viene spesso riciclato il barattolo, dentro si possono tenere le puntine dopo, oggettini che tu magari hai. È vero, assolutamente. Fermagli. Assolutamente. Ad esempio, io ci metto per dire gli orecchini, ma questo per dire che effettivamente c'è una grandissima attenzione, se ci pensi, al fatto di non sprecare. Certo. La maggior parte di questi prodotti nasce in epoche in cui non era così presente, ad esempio, la plastica. Certo. Per cui, effettivamente, ora io qui ho, per dirti, questo oggetto. Ecco, parliamo, quindi andiamo avanti con il nostro viaggio. Abbiamo visto la coccoina, la graffettatrice. Che cos'è questa, invece? Questa che vi ho fatto vedere? Perché questa magari non tutti... Questa è una scopa di saggina e è una storia a cui io sono molto affezionata perché non la conoscevo, no? E, praticamente questo è un elemento naturalmente di cultura contadina. Certo. E tradizionalmente in Italia venivano fatte queste scope di saggina soprattutto in due regioni, che sono sì. il Veneto e il Piemonte. Ah. In queste due regioni, praticamente, i contadini, alla fine dell'estate, utilizzavano la paglia che, adesso io non credo di riuscire a... sì, guarda, io credo che... voi sì. lo possiate vedere? Sì. Non so se riesci a vedere dei semini. Non sì, so più scuri. Esatto, sì. Qui, quelli sì, che sto assolutamente. Toccando io ora. Sì, si vedono. Perché...
questa paglia in realtà è sorgo e questo era la paglia, il sorgo dava il cibo per le galline. Ah. Ok, questa era una pianta che serviva per creare il mangime delle galline. E poi con gli scarti, alla fine dell'estate, si metteva a seccare e le donne costruivano le scope. Da qui è nata proprio un'industria artigianale, una proto-industria di produzione di scope. E queste scope dal Veneto e dal Piemonte venivano vendute poi in tutta Italia. Io ho portato qui una piccolina. Sì, piccolina, certo. Ovviamente, che serve soprattutto per i caminetti, per la cenere, certo, eccetera. Però tuttora noi abbiamo fatto tanta ricerca per trovare ancora qualcuno che le producesse e abbiamo trovato un artigiano della provincia di Padova, sì, che è un signore di più di 70 anni, ma la cosa divertente è che lui ha un aiutante, che è il suo papà, che ne ha quasi 100 di anni. Caspita! Per cui le scopette che noi vendiamo sono fatte da questi due signori. E la cosa divertente è che lui produce scope ancora adesso, anche quella lunga, insomma, da pavimento. Sì, certo, diciamo, no? Con il manico di legno. Con il manico di legno, esatto. E la cosa veramente bella è che mi ha raccontato che ad un certo punto gli è stato richiesto di fare un'installazione per la Biennale di Venezia. Pensa. Con queste scope. Sì, è una cosa bellissima e me l'ha detto con grandissima umiltà, perché lui è un artigiano, è un signore che passa la sua giornata in laboratorio a legare paglia, no? Sì, per cui mi diceva, ah, sa signora, ma mi hanno chiesto per questa biennale di Venezia, no? Ed era commovente, come dire. Ci credo. Perché è stata riconosciuta anche in un oggetto così semplice, no? Come certo, può essere una scopa, una forma di artisticità. Perché tutto sommato è chiaro che questo, anche a livello di design, no? È veramente un design estremamente semplice. È una fascia di paglia, certo, tenuta insieme da tre lacci. Però nello stesso tempo ti racconta molto di un territorio, di una storia del passato. E per ricollegarmi al commento di prima, sì, anche al fatto che non si deve sprecare nulla, no? Cioè che nella natura tutto viene riciclato. Per cui una cosa che è stata il mangime per le galline si può trasformare in una scopa che serve all'uomo. Ho capito. Che storie! Stranissime, particolari. Senti, invece, andiamo avanti un po' con il nostro viaggio immaginario. Sì. Che oggetto vediamo adesso? Allora, eravamo a Voghera, con esatto, la coccoina, adesso ci possiamo spostare a Piacenza, se volete, va bene, sì, con la sono nostra d'accordo. carta d'Eritrea. Caspita, la carta d'Eritrea è una cosa veramente curiosissima. Ci racconti la storia della carta d'Eritrea e come in fondo potrebbe esserci utilissima in Esatto. questi momenti? Molto volentieri. Allora, la carta d'Eritrea secondo me ha una storia bellissima. Intanto nasce questa moda di creare dei profumi. È un profumatore d'ambiente, per chi non lo, magari qualcuno non lo sa. Si brucia, ecco, Sì? ve lo faccio vedere. C'è questo librettino, dentro ci sono Sì? tanti foglietti, si staccano, è molto Sì? semplice. E si bruciano, Ma quindi serve per pensa. profumare l'ambiente. Vedi? Si crea questo piccolo Eccola qua. disegnino. Ecco, la metto ancora sovraimpressione, così tutti riescono a vederla meglio, anche la grafica che comunque è molto particolare. Dunque, dicevo, nasce intorno alla fine dell'Ottocento questa moda della terapia olfattiva e si credeva all'epoca che creando dei particolari mix profumati da diffondere nell'ambiente oppure addirittura portandoli sul corpo, quindi come se fossero una sorta di amuleto, no? O di gioiello, si potesse guarire da alcune malattie nervose. Questo Pazzesco. odorando, no? Proprio come aromaterapia.
E allora, negli anni 20, in Italia, ma anche in Europa, le farmacie producevano questi mix odorosi. E il nostro signor Casanova, Vittoriano Casanova, questo farmacista, Casanova. questo farmacista piacentino, decide di partire per l'Africa, Sì. per andare a cercare muschi, resine, legni, essenze sostanzialmente che fossero sconosciute in Italia per trovare qualcosa di originale, cioè quindi qualcosa di nuovo che in qualche modo battesse anche la concorrenza. Certo. E la cosa che a me sempre ha molto impressionato è immaginare questo viaggio che da Piacenza negli anni 20, senza strade, non sappiamo bene come, che ha Certo. portato questo signore fino all'Eritrea e alla Somalia. Quindi immagino lui, no, che arriva in Africa con usi e costumi completamente diversi, cibi diversi, persone diverse, eccetera. E lì, lui che cosa scopre? Scopre che la fumigazione era una Sì. cosa molto consueta da fare nei palazzi e negli ospedali per preservare dai contagi. Questa cosa è molto interessante tuttora, considerando il periodo in cui ci troviamo, perché venivano proprio utilizzati dei mix negli Sì. ospedali. Per esempio, veniva bruciato ginepro e rosmarino. Si facevano Ah, questi certo, grandi sì. fuochi Sì. che erano come servivano proprio per disinfettare l'ambiente. Si credeva che servissero per disinfettare l'ambiente. Certo. Invece è curioso perché sulle navi, dove sapete che le infezioni, se una nave veniva infettata, chiaramente lì Certo. era un grande problema perché se i marinai morivano, la nave non si Assolutamente. portava. E allora lì invece utilizzavano un mix fatto con aceto e polvere da sparo, che io non oso immaginare cosa Certo. potesse Sì. produrre. E quindi ecco, dicevo, all'interno di tutto questo mondo di profumi, lui torna in Italia e nel 1927 lancia la carta aromatica d'Eritrea. E quindi vedete anche in questo caso il packaging non è stato modificato dall'epoca, no? Abbiamo Certo. il packaging Sì. originale, le lettere, quindi la tipografia è dell'epoca. E tuttora l'azienda viene portata avanti dal nipote. Allora, la storia della carta d'Eritrea mi piace molto perché c'è l'Italia, ma c'è anche un altro paese, no? Per cui Certo. fa capire come questi che erano imprenditori, che erano visionari in un certo senso, comunque persone che non si limitavano a fare, ma volevano creare qualcosa di nuovo, ecco, amavano proprio anche confrontarsi con altre culture. E secondo me è veramente bellissimo questo Certo. mix continuo che c'è. E nel lavoro che noi abbiamo fatto di ricerca, ecco, una delle cose che trovo più forti è proprio quella di essere riusciti a mescolare tanto la cultura italiana con il resto del mondo. Ci sono tantissime, come posso dire, operazioni, no? Di scoperta. C'è un altro oggetto che arriva da Genova, che io purtroppo non ho qui con me fisicamente, Però che sono adesso arrivo. Dimmi, dimmi, tu continua a parlare che io lo di cerco. zolfo e questo è un oggetto che a me, io sono ligure e quindi l'ho visto fin da che ero bambina, sono dei piccoli cilindretti color giallo, giallo proprio limone. Eccoli. Esattamente, ecco, questi sono dei cilindri di zolfo che tuttora vengono venduti nelle farmacie in Liguria In e in Liguria. un'area, sì. Tra l'altro in un'area molto ristretta che è della provincia di Genova, addirittura non so dirvi come mai, ma a Savona, Imperia, è già difficile trovarli, per Pazzesco. parlare di produzioni Sì. minuscole, no? E questo prodotto serve, secondo la tradizione, per togliere le infiammazioni dal corpo. Per cui tu prendi il cilindro, lo passi sul tuo braccio, magari dolorante, o sul collo quando hai il torcicollo, eccetera, questo cilindro inizia a scoppiettare, senti proprio il rumore, è lo zolfo che assorbe l'aria, Pazzesco. fino a che ad un certo punto si spezza.
E significa che ha, come dire, lavorato sul corpo e poco a poco, se tu avevi il torcicollo, il collo ritorna morbido. Pazzesco! Sì, e questa è una cosa che io ho sempre visto a casa mia quando ero piccola, perché si vendeva in farmacia, no? E poi ho fatto un po' di ricerche, per esempio, pare che arrivi dal Sud America, questa tradizione, ed è stata importata a Genova dai marinai, quindi i traffici commerciali, Certo. come dicevo, no? È molto bello perché non è tanto un progetto cioè ti fa capire come veramente abbiamo sempre bisogno, no, di confrontarci. E quindi Certo. attraverso i traffici commerciali abbiamo avuto questi cannelli di zolfo. Quindi se andate in Liguria, consiglio la zona del Levante, entrate in farmacia e chiedete un cannello di zolfo, il farmacista molto serenamente lo apre. Lo troviamo. Se Ok. andate a Milano, per esempio, Sì. io all'epoca abitavo ancora a Milano e volevamo fare le foto, ho detto vado in farmacia a comprare i cannelli di Certo. zolfo. E mi hanno guardato come dire, scusi, cosa cerca? Cioè proprio non hanno, ecco, non è una cosa, è una cosa proprio molto locale. Ecco, secondo me fa parte un po' delle curiosità, no? Che dicevo. Certo. Senti una cosa, invece volevo farti questa domanda, perché prima appunto abbiamo parlato del pop-up store che avete aperto l'anno scorso al MoMA di New York, quindi è il Museum of Modern Art, che è, come dire, forse il museo più conosciuto al mondo insieme, non so, al Louvre, agli Uffizi. E come siete arrivati, fatto bene, con tutti questi prodotti così particolari al MoMA? Allora, devi sapere che abbiamo lanciato il concept, diciamo così, del pop-up del Made in Italy qualche anno fa al Salone del Mobile. È stato molto apprezzato, abbiamo avuto tanti feedback positivi da parte di molti designer e molte persone della scena anche Sì, culturale del mondo certo. del design. E sicuramente questo è stato, come posso dire, il cavallo di Troia, in un certo senso, che ci ha portato verso il MoMA. Poi nel 2018 noi avevamo il pop-up a Brera durante il Salone del Mobile. E ad un certo punto è entrato questo signore che si è presentato e ci ha detto che lui è responsabile dei buyer del MoMA e se ci avrebbe fatto piacere fare un pop-up da loro. E quindi io, dopo un momento di smarrimento e di gioia, ho detto sì, facciamolo. Certo, È nato è una. così. Ok, È e nato così. quanto tempo è durato questo pop-up lì a New York? 2 mesi, siamo Due stati un po' più mesi. di 2 mesi e mezzo, direi. Siamo stati ospiti da loro a So, al Design Store. Sì. È stato molto interessante come esperienza perché ovviamente da una parte c'è il pubblico di New York e Certo. dall'altra parte c'è questa scena internet di persone di tutto il mondo che arrivano e è molto bello vedere come si approcciano a questo genere di prodotti. Per cui ho scoperto tante cose. La prima è che gli americani veramente amano tantissimo la cultura italiana e tutto quello che riguarda l'Italia storica per loro è straordinario. Scoprire che un prodotto che hanno fra le mani magari ha già 200 anni, per Certo. loro è una grande emozione. Eh sì, perché è una storia completamente diversa, Dalla la loro. nostra e la loro, certo. Esatto. E lo stesso tipo di ammirazione l'ho trovata nel pubblico orientale. Anche in Oriente c'è questo grandissimo amore per tutti quegli oggetti semplici della tradizione. Tu sai che in Giappone gli artigiani vengono tutelati, proprio No, non sapevo. i maestri artigiani, chi fa coltelli, chi fa tessuti, e lo fa da generazioni, ha una forma particolare di tutela statale proprio affinché questi manufatti non vadano perduti.
E devo dire che da parte di moltissime persone orientali abbiamo veramente ricevuto tantissimi feedback positivi e la loro ammirazione si traduce proprio nel fatto che guardano per tanto tempo un oggetto, lo tengono fra le mani, lo toccano, Studiano. lo studiano con una delicatezza incredibile, no? E poi capiscono che ci sono proprio tante similitudini con il loro modo di lavorare. Perché è proprio un modo di lavorare fatto bene, nel senso di alta qualità, anche nel fare l'oggetto più semplice. Ecco, questa è una cosa che io riconosco molto di tutte queste aziende, cioè la passione di fare le cose molto bene. Certo. Senti, ci puoi dire un episodio particolare che ti è successo a New York, qualche incontro, una piccola curiosità? Certo, ma allora sicuramente New York è la città degli incontri, tu esci la mattina da un luogo A e non sai il tuo percorso dove ti Certo. porterà a fine giornata. Ci sono stati tanti incontri molto importanti, innanzitutto io ne direi tre, se posso, perché Dici, sono dici. secondo me interessanti. Allora, il primo, la comunità italiana. Sono venute moltissime persone attraverso il passaparola che appartengono alla comunità italiana e magari sono persone di seconda, terza o addirittura quarta generazione. Molti di loro venivano perché sapevano da qualcun altro che esisteva questo pop-up e ci dicevano che volevano venire a vedere, a scoprire e a comprare quegli oggetti che avevano trovato magari durante un viaggio in Italia Sì. durante l'infanzia a casa delle nonne. Questa cosa, ecco, per me è stato molto bello e molto emozionante perché sembravano come bambini in un negozio di giocattoli. Per cui Certo. proprio loro attraverso la visione di questi prodotti ricordavano l'Italia, ricordavano la pasta come gliela faceva la nonna, quindi avevamo portato anche tanti oggetti legati al cucinare la pasta, no? Per cui proprio strumenti di legno, eccetera. Ricordavano le caramelle, ci sono tante cose che li hanno proprio colpiti molto. E poi il secondo incontro molto bello è stato quello con il console italiano che è venuto da noi verso la fine del pop-up per ringraziarci di aver portato questa parte d'Italia in un luogo d'Italia Certo. antica in un luogo contemporaneo come il MoMA. E poi ho questo terzo incontro che in realtà non è ancora finito perché il coronavirus l'ha semplicemente spostato con questo medico ri ricercatore italiano che vive a New York e lui è venuto al pop-up con l'intenzione di comprare un oggetto che era stato per lui molto importante quando era bambino e purtroppo questo oggetto era andato in esaurimento. Ora vi faccio vedere se volete l'oggetto in questione. Assolutamente, siamo curiosi. Allora, l'oggetto era una piastrella, questa piastrella. Ora non so se Qui posso riuscite. aiutarti perché qua abbiamo la foto. Ah, fantastico! Ah, fantastico! Ecco qua, di questa abbiamo la foto. Ci racconti che cosa sono queste piastrelle e la storia connessa che ci stavi Assolutamente raccontando? sì, questa è una cosa che mi ha colpito tanto. Allora, questo signore voleva comprare una piastrella che gli ricordava quando lui da bambino era stato all'Hotel Parco dei Principi, quindi in Campania, con la sua mamma. Era proprio un ricordo di infanzia molto potente che lui aveva e purtroppo, come dicevo, erano esaurite. E noi alla fine del pop-up avevamo all'interno dello shop delle piastrelle, diciamo, in esposizione che abbiamo regalato al consolato. E Ecco, qui però ci sono un po' di disegni, ecco intanto. gli abbiamo promesso che quando tornavamo a New York avremmo preso una di queste piastrelle e gliel'avremmo regalata. Per cui a marzo noi dovevamo tornare a New York per fare una mostra. Questa cosa è naturalmente rimandata, però appena sarà possibile, questa piastrella deve andare nelle sue mani. Caspita, assolutamente. Oltretutto una piastrella molto particolare, vero? Esatto, allora queste sono piastrelle che ha realizzato Gio Ponti per l'Hotel Parco dei Principi. E È la questo che cosa vedete.
Sono 33 decori diversi, sono tutti bianchi e azzurri. Il colore azzurro è ispirato al mare, l'albergo dà sul mare, quindi questo è un omaggio all'azzurro del mare e del cielo. E i motivi che vedete sono ispirati alla natura che circonda l'albergo, per cui sono chiaramente nature che vengono fatte in maniera astratta, per cui abbiamo per esempio le foglie, abbiamo le palme, abbiamo le spighe di grano, abbiamo il motivo circolare che sono la luna e il sole, e poi Caspita. abbiamo anche dei motivi geometrici. Allora, a noi sembrava che questo fosse veramente un elemento importantissimo da portare al MoMA, perché in qualche maniera sintetizza in una piccola Certo. piastrella, che è anche un oggetto, come posso dire, quotidiano, una lezione di uno dei più grandi maestri, che è appunto Gio Ponti, che noi abbiamo avuto, in Italia. Allora abbiamo parlato con i produttori, che sono la ceramica Francesco De Maio, loro sono stati molto felici di collaborare con noi, hanno prodotto delle piastrelle ad hoc per il MoMA con una bella scatola, perché appunto noi volevamo venderle singolarmente, loro sono abituati a venderle magari a metro, no? Perché Certo, possono essere certo. acquistate. E tu puoi arredare casa, ecco, con queste piastrelle. Hanno prodotto queste per il MoMA e devo dire che è stato uno dei prodotti più apprezzati, anche perché appunto noi l'abbiamo fatto d'estate questo pop-up, Certo. no? Per cui dentro c'era proprio il mare, la natura italiana, cioè ecco qualcosa veramente di molto evocativo, anche appunto con una astrazione geometrica come può essere quella del designer, Gio Ponti Designer, ecco. Allora, ne approfitto perché ci sono delle domande per te. Ci chiedono, avete pensato di organizzare degli itinerari turistici? Bello! Allora, in verità non ci abbiamo mai pensato e ringrazio chi ha fatto la domanda perché mi sembra un'idea molto molto bella. Sarebbe veramente interessante perché così come io sento molto forte, per esempio, l'amore per andare a visitare i luoghi dove vengono Certo. prodotti gli oggetti, e scopro poi che ci sono dei mondi che si aprono. Faccio un esempio che mi viene in mente, se posso. Sì, certo. Ecco, effettivamente, molti di questi luoghi sono fabbriche. Però alcune hanno proprio addirittura ancora un impianto storico, per cui già sarebbe un oggetto di design industriale, no? Di archeologia industriale Sì. in un certo senso. E l'altro aspetto è che in fabbrica tu spesso trovi molte cose che non sono più in produzione, che andrebbero valorizzate. Parlo di grafiche, Certo. di prototipi, di vecchi pezzi, eccetera. E poi ti può capitare, come è capitato a noi, io sono rimasta estremamente colpita quando siamo andati a trovare l'azienda Pigna. Pigna si trova ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, ed è l'azienda forse più iconica in Italia per quanto riguarda la produzione di quaderni di scuola, quaderni scolastici. Certo, cartoleria. Esatto, noi siamo andati a trovarli, io penso, circa un anno e mezzo fa e ci hanno ospitato da loro e ci hanno portato a visitare il loro archivio storico, che è una sala, tutta di legno, con questi armadi tutti chiusi, ma sembra un po' la biblioteca di Harry Potter, no? Per cui tu entri e non vedi niente sostanzialmente, poi si aprono tutti questi cassettini Sì. e all'interno dei cassetti trovi queste copertine di quaderni dalla fine dell'Ottocento fino a oggi. Ed Chissà che meraviglia è e che una cosa invidia, se veramente posso. è emozionante perché hai proprio questi, per un appassionato di grafica intendo, Certo. hai un excursus nella storia della grafica italiana degli ultimi 120 anni, quindi loro sono nati nel 1839 e questa è una cosa veramente notevole secondo me, ecco, qualcosa che credo andrebbe proprio valorizzato perché è un bene comune quasi, no? Sapere che siamo così bravi, è quasi come se fosse Assolutamente. un'opera d'arte.
E con loro, ad esempio, abbiamo fatto una collaborazione molto bella per il MoMA, sempre. Sì. Abbiamo deciso di riprodurre un quaderno che è questo, non so se tu lo vedi, Sì, certo, a si righe, vede? È questo con quaderno queste righe rigato. verticali. Sì, anche sempre con l'idea dell'estate, no? È molto estivo, Certo. ricorda molto anche il mare, i Gli tende degli ombrelloni, gli ombrelloni, esatto. strati. E li abbiamo fatti in vari colori, vedi? Ho capito. Anche questo è stato un prodotto che è piaciuto molto. È una grafica degli anni 50, questa. È proprio una riedizione speciale che abbiamo fatto per il MoMA. Ma ce ne sarebbero Meraviglia. tante da fare, di tutte le. Abbiamo tutte le epoche che potremmo toccare. Senti Anna, io vorrei concludere un po' questa nostra chiacchierata con un prodotto che io scommetto che tutti hanno usato, che è questo, la famosissima Crystal Ball. Certo, Ci certo. racconti un po' la storia della Crystal Ball? Assolutamente. Allora, guarda, è una storia buffa questa, perché le Crystal Ball, anche se sembra inimmaginabile, sono nate negli anni 40, subito dopo la guerra, da un chimico appassionato di giochi. Per cui lui aveva inventato, non so se vi ricordate, quello che si vede, quello azzurro, quel cilindretto azzurro Sì. serviva, tu lo mettevi in bocca. C'era questa pallina davanti, si soffiava e si creava questa bolla che non scoppia. E lui aveva inventato questo gioco molto semplice negli anni 40. L'aveva lanciato sul mercato in Italia con il titolo Le bolle fatate. Non si chiamavano Crystal Ball. Le bolle fatate, ci dovrebbe anche essere la grafica nel libro. Vediamo, Vedi eh. verso la fine? Ecco qua, aspetta, qua vedo bolle giganti in plastica. Eccola qua, le bolle fatate. Le bolle Ecco fatate, qua. ecco, sono uscite così negli anni 40, però l'Italia in quel periodo era molto povera, quindi il gioco, il giocattolo, non era certamente un oggetto così semplice da acquistare. Certo. Doveva pensare a ricostruire il paese, c'erano poco denaro e i bambini giocavano meno. Allora, Certo. loro che cosa fanno? Tengono questo brevetto per 20 anni Sì. e poi lo rilanciano nel 68. Nel 68, ovviamente, i tempi sono completamente diversi. Certo. C'è la rivoluzione, ci sono i figli dei fiori, c'è molto colore, c'è molta ricchezza, c'è molta voglia di vivere. E Crystal Ball diventa, come posso dire, una sorta di simbolo di questo desiderio proprio di gioco della società. Fino agli anni 80, quando poi hanno avuto il loro massimo picco di popolarità, perché addirittura negli anni 80 c'era la pubblicità in televisione, non so se vi ricordate il Io mi motivetto, con ricordo, cui ci puoi sì. giocare, e tuttora sono in produzione. Loro, tra l'altro, so che hanno cambiato un po' il discorso ingredienti, perché non so se vi ricordate, ma c'era un po' anche questo tema dell'odore, no? Della Certo, un possibile. po' Un po' particolare. particolare, molto chimico, no? E quindi ecco, sicuramente sono state uno degli elementi, diciamo, più forti a livello di immaginario collettivo per noi che siamo cresciuti negli anni Certo. 80, ma anche per la generazione precedente. E raccontano anche come, tutto sommato, anche in un laboratorio chimico, e questo secondo me fa parte sempre di questo gusto speciale di quando si parla di Sì. Made in Italy, no? Anche un chimico può avere un'idea brillante, un'idea che esula dal suo campo d'azione diretto e entra, per esempio, nel mondo del gioco, con la leggerezza che può avere appunto una bolla di sapone, che in questo caso non scoppia. Questo è un Ho po'. capito, bellissima storia. E poi io credo che, insomma, tanti di noi, cioè io ricordo questo gioco della mia infanzia, anni 80, ma è bello sapere in realtà, dove è nato, cioè pensare che fosse un prodotto anni 40, È sinceramente incredibile, è vero? una cosa che uno non si aspetta. Sì. Ti leggo qualche commento. Filomena ci dice: mi viene in mente anche l'uovo crema della Paolini Villani, azienda con sede una volta a Porto Marghera. Questo lo Fantastico. so perché ho la nonna che usa l'uovo crema. Ma io non la conosco. Ditemi È cos'è. una cosa particolare, è Dico una praticamente è una sorta di polverina da mischiare con il latte per realizzare questa crema gialla. ok.
Sì, e poi invece ci chiedono anche, non avete il VOV? Che Il la... VOV, quanto l'ho amato il VOV. Allora, sì. ci sono un po' di cose, no, un po', tantissimi oggetti che ancora non sono stati, non sono entrati nell'archivio, ma non per mal, perché davvero le cose sono andate così velocemente, abbiamo Certo. sviluppato tanto e effettivamente mi piacerebbe quest'anno occuparmi molto invece di fare ricerca di nuove aziende, raccontarle, eccetera. E il VOV entra di diritto assoluto perché appunto è proprio un oggetto iconico, no? Certo. Senti, invece, per concludere la nostra chiacchierata, ci viene chiesto i progetti futuri di Fattobene, che cosa c'è nel futuro di Fattobene? Tante cose. Allora, la prima dovete sapere che noi proprio pochi giorni prima dell'arrivo del coronavirus avremmo dovuto firmare il contratto per entrare in un luogo, in uno spazio, per aprire il nostro primo negozio. Caspita. Sì, a Firenze. La Ho prima sede capito. sarebbe stata lì, eravamo molto felici. Poi per vari motivi abbiamo dovuto rimandare la firma e quindi ora in questo momento abbiamo naturalmente scelto di posticipare perché Certo. sapete bene che il turismo è azzerato, non avrebbe molto senso farlo ora. Però questo Certo. è uno dei nostri progetti per il futuro, quindi creare delle sedi fisiche dove le persone possano fare questi viaggi in Italia e acquistare o comunque anche solo scoprire dei souvenir culturali. E questo è un progetto. Il secondo progetto, invece, a cui veramente ho tanto desiderio, su cui ho tantissimo desiderio, è quello di fare ricerca, di avere il tempo, ora che ce lo permette anche non solo la quarantena, ma anche l'uscita dalla quarantena, no? Certo. Conoscere nuove aziende, di conoscere nuovi prodotti, di farli entrare e di arricchire il nostro catalogo. E di lavorare con le aziende che in questo momento, come tutti possiamo immaginare, chi più chi meno, comunque sono in sofferenza perché molte di loro sono chiuse da un mese e mezzo, Certo. anche due, per trovare una strada positiva per poter rilanciare, supportare veramente quello che è il nostro tessuto industriale, ecco, e artigianale. Bene, Queste ok, sono. allora direi che aspettiamo, insomma, tempi migliori per proseguire questo viaggio, insomma, che abbiamo fatto attraverso gli oggetti, magari potendoli toccare con mano, Assolutamente. che sarebbe veramente bellissimo. Allora, Anna, io ti ringrazio tantissimo per questa carrellata, questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Io invito Grazie a te, tutti Gabriele. a... Grazie perché insomma è stato, come dire, molto divertente. Qui c'è il Grazie. libro con insomma, la storia di tanti degli oggetti di cui abbiamo parlato oggi. Io invece faccio solo una piccola, come dire, memo che gli appuntamenti con un caffè continuano, quindi domani ovviamente ci sarà un altro appuntamento alle 14:30. Quindi grazie a tutti per averci seguito e alla prossima, domenica prossima con me, sempre. Grazie, Grazie ancora grazie Anna. mille. Ciao. Ciao a Ciao, tutti, ciao. Italia.